più o meno famoso, perché andrò a fare la Miami o Miami, come si dice, corta, perché appunto sto partendo da casa, quindi dovrò aggiungere tra andata e ritorno una 72 km, più il 73 che c'è, ci sono nel percorso, fa 140. Quindi oggi si sparano 140 km in bici, zero dislivello, e guardate quanto regalo che ho per voi. Sono partita da casa mezz'ora fa e sono arrivata all'IKEA qui di Padova. Adesso sto andando avanti per la traccia che mi porterà a Milano, al negozio di Scavezzon, che è l'organizzatore dell'evento. L'evento prevede tre percorsi: quello che farò io da 73 km, che è quello più corto, il 150 che è il medio con 350 metri di dislivello, e quello da 315, che ovviamente si fa in due giorni. La partenza era ufficiale, era ieri sera alle 8, quindi i corridori, insomma corridori per modo di dire, perché non è una gara, avranno tempo da ieri sera fino a oggi. Adesso non so bene come è organizzato l'evento, quindi non vi so dire, io so solo che non mi sono iscritta, c'era da iscriversi per essere in regola, io non l'ho fatto, mi hanno mandato la traccia e adesso sono qui che sto aspettando di arrivare fremente nel fare il percorso. Ci vediamo direttamente al Scavezzon in biciclette, che così vi faccio vedere com'è allestito, se è ancora allestito quando arriverò io. A dopo. Sono arrivata e ha cominciato a piovere. Qui ce lo ritrovo, adesso si parte. Adesso provo a vedere se posso iscrivermi qua al momento, così, visto che non ho pagamento e sto partecipando, non sarebbe male. Comunque tanta gente. Le iscrizioni si sono fermate a 2000. Ragazzi, ma guardate chi c'è, c'è la gravellata qua, che figata, ho il piacere di conoscerli. Ciao raga, non ci crederete mai, ma sto piangendo dalla contentezza dell'aver l'onore di conoscerli di persona. Per chi non li conoscesse, sono due fratelli che fanno video su YouTube come me. Vi lascio qui sotto in descrizione il link del loro canale YouTube e dei loro social. Ho l'imbarazzo della scelta con chi fare il giro oggi. Cioè, di cambiare la pellicola là. Come avrete potuto notare, in questo giro non posso fare i timbri perché non mi sono iscritta, come vi dicevo, e quindi di conseguenza non mi hanno dato il foglietto per fare i timbri, perché era a pagamento ed erano contati soprattutto, quindi essendo contati non avanzava uno per me.
fatto per fare i 153. Quindi in tutto verranno fuori 215 tipo chilometri. 220, qualcosa del genere. Tutti dietro, tanto dietro, e si continua in solitudine. Piccolo aggiornamento, quindi prima andiamo a ristoro, ma è questo. I primi saranno ultimi, dicevano. Primo pit stop del giro. E si riparte. Guardate dove sono. In mezzo a niente. Tutti alberi. Secondo ristoro, come vedete, ha cominciato a piovere, ha smesso e ci siamo smerdati tutti per farvi capire. Questa sono io. Si vedrà, però guardate la faccia, solo devo metterlo dopo su YouTube, vai. Si vede? Che si è da lavare un po' questa bici, eh? Cioè, guardate. Punta come non mai, neanche gli altri giri. Guardate. E mancano ancora 74,8 km. La vela, i freddi scorrano, un po' di logistica, se ti interessa. Cos'è? Uno, cosa fai? Bene, adesso si va a pranzare, hamburger, ecco qua i banchetti. Adesso prendo un hamburger e poi ripartiamo. Devo scendere? Sì. Allora, no, perché 9 non andiamo. Se no ci saremmo andati. Sì, se no vai. Vai, che io avrei preferito. Come parlo del tempo? Cioè, praticamente vi ho fatto uno spoiler. Perché se è così la bici dovreste capire qual è il prossimo video. O uno dei prossimi video che porterò sul canale. E quindi insomma, no spoiler, alla fine l'ho fatto. Adesso sono andata un po' avanti, mi mancano 50 km e continuo, anche perché sennò mi si scarica il telefono e non riesco a tornare a casa con il navigatore. Quindi vi saluto e ci vediamo a casa, o magari
faccio una registrazione di arrivo a Scavezzon, se mi dura la batteria e basta. Vi ricordo inoltre di mettere un mi piace, condividere il video e commentare qua sotto con qualche altro giro che potrei portare sul canale. Al prossimo video, ciao ciao! Come ultima cosa, ma non per importanza, volevo ringraziare chi appunto mi ha fatto fare questa esperienza. E per primi volevo ringraziare il negozio di Scavezzon per aver organizzato questo evento che si tiene ogni anno, però ogni anno non è scontato partecipare, e quindi un grazie infinito, infinite al negozio Scavezzon, ai fratelli Scavezzon, perché anche loro sono fratelli, e poi a tutto il resto dello staff che tra l'altro io dietro le quinte non so chi ci sia, però immagino che non sono i soli ad aver organizzato. Quindi un grazie infinite a tutti quelli che hanno messo del loro per far sì che questo evento avvenga.